continua il monitoraggio Codacons nella capitale e continua nelle ville storiche della città. In questo caso siamo a Villa Torlonia, una delle ville a cui i cittadini romani sono più legati ormai da 40 anni, dal 1977, di proprietà del Comune di Roma. Questa è la situazione che abbiamo riscontrato all'interno. I ruderi, come vedete, versano in una situazione di quasi totale abbandono. Le recinzioni impediscono di avvicinarsi, se ne capisce facilmente il motivo, perché all'interno il degrado è assoluto, i monumenti sono evidentemente pericolanti, la manutenzione non viene portata avanti da chissà quanto tempo. Lo stesso dicasi per la vegetazione, ormai arrivata a livelli amazzonici, i giardinieri evidentemente non frequentano spesso la villa e i risultati si vedono. Ecco, questa è la situazione invece intorno al Casino Nobile, uno dei monumenti più rappresentativi della villa. La scalinata è piena di sterpaglie e erbacce, come vedete abbandonata anche questa. Questa sarebbe una pianta ornamentale o quello che ne rimane, e questi invece i risultati della potatura. Come vedete diventa impossibile anche solo sedersi su una panchina del parco. Guardi qua, questo lo chiamano prato, aiuole, quindi non tagliano più l'erba da mesi. 3-4 mesi che non tagliano più l'erba. Ma la zona perché è recintata? Lì perché dall'ultima temporale grosso che c'è stata a Roma, che era st'autunno, st'inverno, insomma, alcune zone la villa è stata chiusa una settimana, poi alcune zone l'hanno riaperta, alcune hanno lasciato lì. Quindi non è stata mai risolta quella situazione? Alcune pezzi no. Noi siamo entrati all'interno dell'area recintata, anche in questo caso abbiamo trovato uno scenario davvero incredibile. Qui qualcuno evidentemente ci ha passato la notte, questi sono i segni di un bivacco, e ha lasciato per tutta la zona le tracce del suo passaggio. Bottiglie in plastica, una sedia di plastica, anche qui rimasugli di un pasto consumato da chissà chi, anche abiti, in questo caso un paio di pantaloni, e rudimentali mobiletti utilizzati da qualcuno per, come vedete, per depositare degli asciugamani. Gli ingressi alternativi sono stati realizzati anche con una certa creatività. Le indicazioni all'interno del parco sono, come vedete, chiarissime, quando non apertamente diroccate. Tracce di vandalismo si riscontrano un po' per tutto il parco, qui vedete scritte con lo spray. Vedete anche i pericoli all'interno del parco, qui un contatore aperto e qui nessuno che fa rispettare il divieto di avvicinarsi alle sponde del lago. La situazione non cambia neanche in un altro dei parchi romani, Villa Ada. Vedete, queste sono altre immagini di rifiuti abbandonati all'interno della villa, anche in questo caso chissà da quanto tempo. Queste sono le indicazioni all'interno di Villa Ada. Stesso spettacolo a Villa Borghese, ecco quello che resta di una scala mobile. Ecco quello che resta di alcune delle recinzioni all'interno della villa. E non che lo spettacolo cambi all'esterno delle ville stesse, in questo caso siamo fuori da Villa Torlonia e questo è un cassonetto rovesciato dei rifiuti. Insomma, noi ci auguriamo veramente che il sindaco Marino ce la faccia, certo che se lo spettacolo a cui assistiamo in queste ville è questo, possiamo solo immaginare quello che troveremo in periferia.